Congestion Charge, il punto in Commissione Giubileo. La Commissione Speciale Giubileo 2025 ha audito i rappresentanti dell'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità in merito al futuro sistema di pagamento per circolare con le automobili in città. Il progetto, inserito come numero 116 del DPCM Giubileo 2 dell'8 giugno scorso, prevede il completamento del sistema di varchi elettronici a perimetrazione della ZTL fascia verde, rispetto al primo lotto di 51 telecamere già finanziato coi fondi PON Metro React EU per 8,47 milioni di euro. Con gli ulteriori 12,2 milioni di euro ripartiti dal DPCM Giubileo, sarà possibile, oltre a installare altri 40 varchi entro il 2024, implementare il sistema elettronico centrale utile all'applicazione di Pollution e Congestion Charge. L'attuazione di queste politiche della mobilità privata, già ampiamente applicate in altre città europee e a Milano, vedi la Congestion Charge definita con l'area C, prevede il pagamento di un corrispettivo per l'accesso in una determinata zona della città in base al traffico aggiunto provocato, cioè congestione, oppure in base alla classe veicolare Euro, pollution, inquinamento. Il software sarà quindi in grado, mediante la sola lettura della targa, di sanzionare automaticamente l'utente a bordo di un veicolo non coerente con la classe veicolare ammessa, o di attribuire i costi proporzionalmente ai chilometri percorsi o al tempo trascorso nelle zone di pregio della città. La Congestion Charge sarà applicata in particolare nell'area coincidente con la ZTL VAM, perimetro blu, se andate a vedere nel link che ho lasciato qui sotto su Odissea Quotidiana, a partire dalla seconda metà del 2025, a seguito dei necessari collaudi.